L'Italia è fuori dall'europeo ed è giusto così, credo che non ci sia molto altro da aggiungere, anzi, siamo andati anche oltre, ragazzi, perché questa squadra meritava di uscire ai gironi già con la Croazia, cioè con la Croazia questa nazionale ha trovato un gol dal nulla, un gol completamente episodico che le ha consentito di giocare una partita in più. Ma questa nazionale non ha mai avuto argomenti, non ha mai avuto un'identità di gioco. Secondo me, questi giocatori non sono mai riusciti a creare un gruppo. Spalletti non è mai riuscito a creare un gruppo. Ed è una squadra che alle prime difficoltà si è completamente sgretolata. E sia chiaro, le colpe sono di tutti, perché in questi momenti si tende sempre a cercare il capro espiatorio, che è quasi sempre il commissario tecnico, dico quasi sempre, ma a sto giro le colpe sono di tutti, compreso il commissario tecnico. E da lì vorrei partire. Ora, io sono un fan di Spalletti, è un allenatore che personalmente mi è sempre piaciuto tanto, però, ragazzi, cioè, in questo europeo è indifendibile, indifendibile. Delle convocazioni completamente senza senso, 10 difensori centrali portati all'europeo per poi proporre la difesa a 3 soltanto una volta. Tanti moduli cambiati, tante formazioni cambiate da una partita all'altra, parte col 4-3-3, poi dopo c'è la sconfitta con la Spagna, passa al 3-5-2 cambiando tutto l'attacco e giocando con Raspadori e Retegui, poi torna di nuovo al 4-3-3 e mette il Shaarawy che non aveva fatto neanche mezzo minuto in questo europeo. Confusione, ragazzi, tanta tanta confusione. Questo è stato un europeo preparato male, proprio interpretato male dall'allenatore. Cioè, scelte di convocazione incomprensibili. Io credo che nell'idea iniziale lui volesse una squadra il più camaleontica possibile. Cioè, lui era consapevole del fatto che questa squadra non avesse un'identità di gioco e non la poteva avere, considerato che Spalletti, insomma, non ha avuto molto tempo per preparare sta nazionale. E quindi nella sua testa, secondo me, ha pensato: guarda, mi porto dei giocatori che mi consentano proprio di cambiare la squadra, l'assetto tattico della squadra in base alla partita. Il problema è che questo si è rivelato un boomerang. Si è rivelato un boomerang perché la squadra non è mai riuscita a trovare un'identità. Non è mai riuscito a trovare una coesione. Tutti questi cambiamenti da una partita all'altra hanno generato, semplicemente, ripeto, confusione e basta. Cioè, non c'è stato altro. Dei giocatori spaesati in campo, anche quelli più esperti, anche quelli tecnicamente più pronti, cioè, alle prime difficoltà sono veramente naufragati. E non sono mai riusciti a trovare il bandolo della matassa, mai. E la formazione di ieri, ve lo posso dire, è proprio il capolavoro. Cioè, un europeo preparato, fatto, interpretato di merda, con la ciliegina sulla torta di merda che è arrivata ieri. Perché quel centrocampo Barella, Cristante, Fagioli è, credo, una delle cose più brutte, veramente più brutte che io abbia mai visto. Cioè, ieri Ciaka veramente sembrava Rijkaard e credo che tutto questo non sia possibile. La Svizzera è forte, siamo d'accordo, però devi anche arrivare preparato in un certo senso alla partita. Cioè, io quando ho visto la formazione prima della gara ho pensato: ma perché? Perché Jorginho fuori? E qui lo so, molti che cosa direte: come? Jorginho? Proprio tu ci parli di Jorginho, tu che non l'hai mai sopportato? Tu... Sì,
Vero. Però Jorginho, pur giocando male come tutti, pur non attraversando un periodo fantastico, ragazzi, era l'unico giocatore capace di giocare davanti alla difesa. Letteralmente l'unico. Cioè, ieri l'Italia si è presentata con un buco. Non ha fatto la difesa a tre. E aveva un buco incredibile a centrocampo. Cioè, il primo gol loro è veramente mortificante. È mortificante, con tutti i centrali schiacciati e guarda caso, nessuno che segue il movimento di Freuler. Perché quel movimento lì, chi è che lo deve andare a seguire? Il mediano. Però se tu il mediano non ce l'hai, proprio il mediano come caratteristiche, cosa vuoi che succeda? Che non ne becchiamo una, ma poi l'uscita della palla di sta nazionale di ieri. Cioè, è stata veramente una delle cose più brutte che io abbia mai visto. Ripeto, io non sono un fan di Jorginho, non è un giocatore che mi piace, però cazzo, una stanazionale non può non giocare, ragazzi, non può non essere titolare, perché già stanazionale a livello qualitativo è quello che è. I giocatori con un minimo di piedi in più non possono non giocare, cioè anche se non sono in condizioni trascendentali, soprattutto se l'alternativa è Cristante. Cioè, io con il massimo rispetto che posso avere per Cristante, ma Cristante, raga, cioè, può essere, non lo so, un'alternativa messa lì per fare legna. Cioè, non è un giocatore che può fare il titolare in sta squadra, non è un giocatore che può fare il titolare in nazionale, soprattutto quando un contesto di gioco non c'è, non c'è. Ed è stato tutto così, tutto l'europeo così, scelte incomprensibili all'inizio, convocazioni incomprensibili, Retegui, io ve lo dico con il massimo dell'onestà, spero di non vederlo mai, ripeto, mai più, perché è uno degli attaccanti più scarsi veramente che io abbia mai visto giocare in nazionale, mi ha fatto rimpiangere Eder, mi ha fatto rimpiangere, ragazzi, veramente. Mi ha fatto rimpiangere Belotti, mi ha fatto rimpiangere qualunque cosa Retegui. Io veramente non so che cosa ci faccia in nazionale, non so perché sia lì, ma io non spero con tutto il cuore di non vederlo mai più, veramente mai più. Un giocatore che ha fatto 7-8 gol con il Genoa, portato in nazionale perché? Perché sì, non lo so, cioè non. Scelte proprio incomprensibili, veramente tanto incomprensibili. E quindi, come ho detto, Spalletti ci ha messo tanto del suo. Però poi, una volta terminate le colpe di Spalletti, una volta analizzate tutto quello che Spalletti non è stato in grado di fare, poi ovviamente qualcuno ha già tirato in ballo, no, l'effetto Pioli, perché qualcuno che cosa ha detto? Vedi, ha vinto uno scudetto con il Napoli. Ha iniziato a pensare di essere il nuovo Guardiola, il profeta del calcio e tutte ste cazzate, e si è montato la testa ed ha iniziato a fare il piccolo chimico con la nazionale. Io spero di no. Io spero di no ed onestamente voglio continuare ad avere fiducia in Spalletti, però quello che abbiamo visto in questo europeo è inaccettabile, veramente inaccettabile e capisco quelli che in questo momento vorrebbero cacciare Spalletti perché onestamente, ripeto, se dovessi dare voti, a me non piace, però se dovessi dare un voto all'europeo del commissario tecnico, non do zero perché è andato in panchina, uno, perché lo zero è proprio quando non ti presenti nemmeno, cioè non vieni in panchina, ma uno. Uno, cioè io più di questo non posso dare, non posso dare. Ora, accantonato il discorso Spalletti, passiamo alla squadra, perché ragazzi, ora voi, va bene tutto. Sta squadra doveva essere messa in campo in un altro modo, ripeto, tu hai poche certezze, poche certezze. Il blocco dell'Inter, qualche giocatore mezzo interessante, sta squadra secondo me doveva fare, considerate anche le convocazioni fatte da Spalletti, sta squadra doveva necessariamente giocare con il 3-5-2 fin dall'inizio. Quindi Barella a centrodestra, Jorginho a centrocampo, la difesa a 3, Di Marco a sinistra, Bastoni
insomma, la difesa a 3, cioè mettere un 3-5-2 che esaltasse al massimo quei pochi giocatori, diciamo, di talento che ci sono in questa squadra. Invece non è stato fatto neanche quello. Però poi subentrano altre colpe. Perché va bene che l'allenatore può essere in confusione, completamente in confusione, però i giocatori ad un certo punto in campo devono anche essere in grado di reagire, devono anche essere propositivi, devono anche provare a fare qualcosa di diverso, devono anche prendersi delle responsabilità, rischiare un minimo la giocata quando serve. E questo l'hanno fatto in pochi, ragazzi. Cioè io tutte le partite dell'Italia che ho visto sono state abbiamo la palla, passaggio a sinistra, passaggio a destra, passaggio all'indietro, poi ritorno a sinistra, poi la ridiamo a destra, poi un po' avanti. Tutti questi passaggini di 7-8 metri, passaggini facili, senza che quasi nessuno tentasse di, come dire, stravolgere un pochino sto spartito. Ragazzi, oggi ho visto un dato, l'Italia ha fatto 10 tiri in porta. Non ieri. In tutto l'europeo hanno fatto 10 tiri in porta in 4 partite. È mortificante sta cosa. 10 tiri in porta in tutto l'europeo hanno fatto. E tutti in campo così, passaggio di andata, tichi di to, palla al portiere che la ridà al terzino, poi al centrale, poi al mediano, poi ancora al terzino. Tutto così. Gli unici che provavano a fare qualcosa di un minimo diverso, chi sono stati? I Calafiori, che secondo me è stato nettamente il giocatore di movimento migliore di sta nazionale, che nonostante abbia alle spalle soltanto una stagione a livelli alti con il Bologna, si è rivelato un giocatore di personalità, che ha fatto degli errori, carità, l'autogol con la Spagna, l'errore con l'Albania che per poco, cioè, non ci costava il pareggio pure lì, però io non posso pretendere che un giocatore sia perfetto, cioè non posso pretendere che un giocatore non faccia errori, però l'importante è l'atteggiamento, cioè l'importante è come reagisce all'errore. E Calafiori, nonostante gli errori, nonostante tutto, non si è mai abbattuto, anzi ha sempre continuato, ha sempre dato il massimo e ha dimostrato di essere un giocatore anche mentalmente che ci può stare a sti livelli. È stato sicuramente la sorpresa migliore dell'Italia in tutto sto europeo. Ieri Fagioli, nonostante non, diciamo, abbia avuto veramente zero spazio quest'anno per i problemi che tutti sappiamo, nonostante avesse pochi minuti nelle gambe, nonostante anche lui ieri non abbia fatto per niente una bella partita, però perlomeno, cioè, quando c'era da fare un lancio lungo lo faceva, poi lo sbagliava, ma perlomeno ci provava. Cioè alcuni non provavano neanche questo, ragazzi. Cioè, l'europeo di Chiesa è, boh, cioè, inspiegabile. Barella ha fatto una partita con l'Albania, è scomparso. Idem tanti altri. E questi qui dovrebbero essere i giocatori di maggior talento, quelli più esperti, quelli di personalità. Barella, Bastoni, tutta sta gente. Cioè, ragazzi, ha tradito, ma malamente, quelle che erano le aspettative. Ed io non posso però dare in questo caso tutte le responsabilità all'allenatore, perché ok le difficoltà tattiche, ok gli sballottamenti, però se tu sei un difensore centrale, che tutti mi descrivono come il miglior difensore centrale italiano, e parlo di Bastoni, io non posso sentire che però non l'ha messo nel suo ruolo, non l'ha messo a fare il braccetto sinistro. È chiaro che perde. Ma è chiaro che perde cosa? Cioè, allora, tu puoi essere un braccetto sinistro, però devi essere in grado anche di giocare a livelli accettabili se ti mettono da un'altra parte. È chiaro che poi non sarai a livello, diciamo, del braccetto sinistro, però se ti metto di centrale a 4... Cioè, non puoi dimenticarti come si gioca a calcio, ragazzi. L'europeo di Bastoni, cioè, è inspiegabile da sto punto di vista. Inspiegabile, cioè, ma proprio dal punto di vista anche della personalità. Cioè, Calafiori, che ha un anno di esperienza in Serie A, cioè, mi sembrava un giocatore più esperto di Bastoni. Cioè,
dal mio punto di vista è stata una delusione incredibile. Barella un po' meglio, però anche lì. E però non lo mette in mezzo alla destra, ragazzi, ho capito, però, cioè, ripeto, io da sti giocatori qui, che sono i giocatori più forti, più esperti, mi sarei aspettato qualcosa in più, proprio dal punto di vista della carica e della personalità. Cioè, invece sono i giocatori che sono affossati per primi, cioè sono i primi ad essere crollati questi, cioè quelli che dovevano essere i trascinatori. Il famoso blocco, cioè, sono stati i primi a crollare Di Marco, Bastoni, Chiesa, Barella, Di Lorenzo, cioè tutti questi che dovevano essere, ripeto, i pilastri, cioè sono crollati per primi. Cioè, raga, l'europeo di Lorenzo è, non lo so, io credo di non avere mai visto, cioè, una competizione internazionale giocata così male. Poi ovviamente lì subentrano anche di nuovo le colpe dell'allenatore, perché ad un certo punto, se dopo 3 partite del girone e vedi che Di Lorenzo non ne ha giocata una, non dico da 6, una da 5,5, cioè anche tu allenatore ad un certo punto devi dire, vabbè, sai che c'è, almeno la prossima, non lo so, la faccio giocare a Bellanova, la faccio giocare a qualcun altro, perché, raga, Di Lorenzo è stato impossibile, veramente impossibile, cioè non lo so, mi ha ricordato veramente i peggiori terzini del Milan della Banterira di Lorenzo in questo europeo, cioè una roba difficilmente commentabile e difficilmente descrivibile. Poi gli altri che devo commentare, Scamacca, ragazzi, cioè meglio non darlo un voto all'europeo di Scamacca, meglio non darlo. Cioè, un voto all'europeo di Jorginho, meglio non darlo un voto all'europeo di Pellegrini. Cioè, sti giocatori qua preferisco non commentarli. Preferisco non commentarli perché veramente non. No, mi dispiace no. Questa è una squadra che doveva necessariamente esprimersi meglio. Non è una squadra forte sicuramente, ma è una squadra che ha dimostrato di non essere una squadra. È una squadra che ieri, anche e soprattutto dal punto di vista della personalità, è stata messa sotto dalla Svizzera, è stata messa sotto dalla Croazia, dalla Spagna, da chiunque. Lì non è solo un problema tecnico, non può essere solo un problema tattico, lì è anche un problema proprio dei giocatori, della personalità che i giocatori ad un certo punto devono mettere in campo. E loro non l'hanno messa, a me dispiace, cioè tutti questi giocatori che dovevano essere i punti cardine sono crollati per primi, i trascinatori sono stati i primi a crollare come fuscelli al vento. L'unico a salvarsi, anzi, non a salvarsi, l'unico che ha fatto un europeo importante dei cosiddetti big, del cosiddetto zoccolo duro, è stato Donnarumma. Punto. Cioè, l'unico a fare che, cioè, Donnarumma ha fatto un grande europeo, obiettivamente. Un europeo anche sorprendente, perché proprio dal punto di vista della personalità, Donnarumma mi ha sorpreso, cioè ha mostrato anche dei passi in avanti rispetto al passato. Donnarumma è difficilmente attaccabile, anzi, è l'unico secondo me che ha fatto proprio un europeo più che positivo, più che positivo. Che comunque ci ha salvato il culo una marea di volte, con la Croazia a fare il rigore, anche ieri. Un paio di parate importanti lei fa, perché quella su Embolo è una grande parata, quella sul colpo di testa di non mi ricordo chi che poi va a finire sul palo è una grande parata, però può essere anche Mazinga, ma se ti fanno 46 tiri a partita è chiaro che il portiere può darti una mano sì, però non è che ti può salvare, cioè manco Superman ti può salvare, quindi. Questo è, io onestamente ragazzi non so come ripartire, ma credo che dopo le colpe sottolineate dell'allenatore, dei giocatori, io vorrei anche parlare un po' di quella che è la considerazione che noi abbiamo dei nostri giocatori, del nostro calcio e del nostro campionato. E credo che dovremmo iniziare a porci delle domande molto serio sul livello attuale dei giocatori italiani, perché io quando si parla di calciomercato sento sempre parlare di prezzi esorbitanti,
Buongiorno 40 milioni, Di Lorenzo 30 milioni, Barella 80 milioni. Vi lancio una provocazione, cheat telecronisti Rai, Barella o Bellingham durante Italia-Albania. Quindi c'è probabilmente parecchia sopravvalutazione, ragazzi. Molti di questi giocatori sono abbastanza sopravvalutati. E credo che dovremmo iniziare un attimo ad accettare sto fatto qua e dovremmo iniziare a capire che giocatori top, proprio top, nazionale, non ce n'è. A parte Donnarumma, giocatori top, non ce n'è. Perché poi arriva un Calafiori, ripeto, Calafiori ha la prima esperienza in Serie A e dopo un anno fa un europeo in cui dimostra di avere più palle tipo di tutto il resto della squadra. Quindi che vuol dire? Che questa è una squadra piena di gente che probabilmente è stata esaltata un po' troppo. Probabilmente tutti questi giocatori da 40, 50, 60, 70 milioni esistono solo nelle teste di chi partorisce questi prezzi senza senso. E probabilmente non hanno neanche torto i dirigenti del Milan quando dicono: ah, perché dobbiamo comprare in Italia? Perché poi il Milan è stato molto criticato per questo fatto. Che il Milan non ha il blocco italiano, ha pochi giocatori italiani, ma che devi comprare? E tutta gente normalissima, fuori classe, non ce n'è, te li fanno pagare come se fossero, non lo so, Maldini e Nesta Prime. Cioè, ragazzi, per Buongiorno chiedono, cioè, i soldi che il Milan l'anno scorso ha speso per Pulisic e Loftus-Cheek. Cioè, voi dovete anche arrivare a comprendere che probabilmente c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va proprio nel nostro calcio, proprio come considerazione. Cioè, perché io credo che conoscere il reale livello sia il primo passo per migliorare. Il problema è che non, in molti, secondo me, non sono consapevoli di quello che è l'attuale livello del calcio italiano. E giudicano pensando, cioè, che il passato, cioè, non sia mai andato via. Cioè, loro a parole lo dicono, non ci sono più Iniesta, i Baresi, non ci sono più sti giocatori, Maldini. Però poi, cioè, quando c'è da giudicare i giocatori, Barella è Barella, però Barella è Bellingham, ti faccio la provocazione, Bastoni, ma Bastoni, secondo te, tra Nesta e Bastoni attuale, cioè, chi è quello con più qualità? Cioè, i ragionamenti che si fanno sono questi in Italia. Cioè, loro ti dicono: però non ci sono più Iniesta, Gattuso, Totti. Però poi senti paragoni, Barella, Bellingham, Bastoni, Iniesta, Calafiori, Iniesta. Cioè, e tu dici: ma raga, ma no, no, cioè, non, no, non è così. Non è così, perché poi arriva una squadra buona, sì, ma organizzata come la Svizzera e ti fa una faccia così appena ti vede. Altro che Nesta e Barella Bellingham. Detto ciò, io vi ringrazio per aver seguito questo piccolo sfogo. Commentate qui sotto, ragazzi, e ditemi la vostra in generale sulla nazionale, sul movimento, sulle aspettative che avete, perché poi adesso c'è da andare al mondiale. Dopo due mondiali saltati, sarebbe anche il caso di presentarci nel 2026 negli Stati Uniti e in Canada. Tra l'altro, mondiale a 48 squadre, quindi dovrebbe essere un po' più facile andarci. Speriamo di non fare il terzo di fila a casa, perché già, ragazzi, cioè, è 10 anni che non vedo un mondiale con l'Italia. Io, l'ultima volta è stato in Brasile, avevo 21 anni. Cioè, mi stanno iniziando a venire i capelli bianchi, intesa, quindi svegliarci, cioè, non vorrei fare il prossimo mondiale con, non lo so, con moglie e figli. Cioè, ecco, vediamo di sbrigarci un po' di più. Dai, detto ciò, sempre forza Italia, nonostante tutto, e commentate, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video.